La realtà è che se tu volessi, tu potresti fare più soldi, potresti vivere meglio e soprattutto dovresti volere più soldi con uno scopo nobile. Per cosa guadagni questi soldi? Per chi guadagni questi soldi? Buongiorno vecchio mio, sei a 1, 2, 3, 4 poche persone di distanza da una vita totalmente diversa. Questa è la realtà, sei a poche persone di distanza da quel collaboratore che ti svolterà il business. Sei a uno step di distanza, sei a un messaggio di distanza, sei a una chiacchierata di distanza, che tu sia in Portogallo, che tu sia in Bolivia, che tu sia in Nord America o in Canada, sei a una persona di distanza, un messaggio in più, una chiacchiera in più, un atto di coraggio in più per parlare con qualcuno, per trovare la tua ragazza, il tuo ragazzo, tua moglie, tuo marito o quell'avvocato, quel commercialista che ti può svoltare davvero il business. Infatti voglio davvero renderti l'idea di che cosa è il networking. Il networking, non il network marketing, non il network dei pagamenti, non il no, il networking, quindi l'attività di fare lavoro di rete. Cosa vuol dire? Vuol dire la tua abilità, vecchio mio, nel conoscere gente nuova. Conoscere gente nuova. Hai un'agenzia, sei social media manager, sei un marketer, sei un online, fai dropshipping, fai network marketing, hai un'azienda. Qualunque cosa tu faccia, devi sapere davvero che per scalarlo ad alti livelli ti servono delle persone vicino a te veramente in gamba. L'errore che non devi fare è di pensare che la gente che oggi già tu conosci ti possa bastare per arrivare dove vuoi arrivare. È la gente il trampolino per arrivare sul next level. Sono le persone. Devi incontrare persone migliori. Fatti questa domanda: se tu conoscessi tutta l'Italia, tutta l'Europa, e ci fosse uno scanner, come fosse uno screener delle azioni, no? Che ti tira fuori quali sono le azioni migliori da comprare con certi parametri, corretto? Che già queste cose esistono nel mondo della borsa, ovviamente, no? Ma tu ce l'avessi sulle persone. Tipo, scannerizza, dimmi chi sono, fammi lo screening di chi sono le persone in Italia con queste 10 caratteristiche, oppure queste 10 competenze tutte accumulate. Sono persone che fanno informatica, sanno scrivere in JavaScript, sanno fare i siti, sanno fare questo, blah, sono anche disciplinate, precise, ordinate. Immaginati se tu potessi avere questo screening e scegliere per la tua organizzazione, per il tuo team, per la tua azienda, quelle persone. Voglio lui? Sai, tipo fantacalcio? Uguale. Tu quanto costi? 600.000, dai, vieni qua. E ti crei la tua equipe. Secondo te, per fare davvero i milioni, ti servono solo le tue competenze o in verità ti servono le competenze altrui? Le competenze altrui. Sei a delle relazioni di distanza dal tuo primo milione. Sei a delle relazioni di distanza da fare veramente tanti soldi, impatto, creare un'azienda di successo, una non profit di successo. Qualunque sia, immaginati, lo stesso principio vale per il calcio. Infatti ci sono gli scout che vanno in giro e cercano i nuovi talenti quando hanno magari 15-16 anni. Ed è una cosa che tanti imprenditori non comprendono questo. Pensano che quello che faccia davvero la differenza siano quanto io lavoro e basta. All'inizio sì, la prima parte lavoro sodo, perché tu in primis devi acquisire le competenze per sapere che la gente che assumi sia gente di valore, perché se tu non sai che cos'è social media buying, se tu non sai un minimo come funziona l'advertising, come puoi pensare di conoscere davvero chi è una persona capace nel farlo? Come fai a saperla misurare? Non puoi. Quindi la prima parte è questa, ma la seconda, per scalare ad alti livelli, sono le persone. Quindi parliamo di networking, giusto? Io vedo un sacco di persone che sono nel mondo delle relazioni e che quindi sono a un passo di distanza da chi potrebbe davvero svoltargli la vita, e quando possono parlare con una macchina, una cash machine, immaginati, devono prelevare, al posto che un umano, spesso scelgono la macchina. Ma io mi chiedo, se tu sai che sei a una persona di distanza, perché non parli con le persone? Perché non parli con le persone se hai l'opportunità di farlo? Ma io già faccio 100.000 all'anno, cioè io faccio 1 milione all'anno, e allora? Ma quella lì è una cassiera, e allora? Che ne sai che quella cassiera non ha avuto un passato tremendo e non stia aspettando il momento giusto e sia una persona stradisciplinata, strattenta? Io sono molto uno scout, cioè mi piace trovare i talenti prima che il mondo li riconosca come talenti e quindi aiutarli a esprimere il loro potenziale. Quindi se io vedo un cameriere che arriva e mi porta i churros, mi porta tre cose, mi chiede ciao, come stai, buongiorno, cazzo, per me quello è un grande segnale, perché magari non è una persona che ha le competenze, ma ha l'attitudine, ma ha il mindset, ma ha la voglia, il desiderio, l'energia, dove con quelle poi le competenze si insegnano. Quindi parliamo di networking.
cosa devi fare networking? È conoscere gente nuova. In generale, questo è il networking. Quindi, domanda che faccio a te: hai delle buone competenze nel parlare con gli sconosciuti? Sai come si parla con uno sconosciuto? Sai cos'è l'ice breaking? Sai come davvero fare in modo che la persona percepisca il tuo valore? Sai stringere una mano efficacemente? Sai farti una presentazione? Sapresti presentare chi sei e cosa fai in un minuto? Sapresti presentare chi sei e cosa fai in 20 secondi in ascensore, in quello che si chiama l'elevator pitch? Quindi la proposizione di qualcosa in 20 secondi nell'elevator, nell'ascensore? Sai come catturare l'attenzione di qualcuno? Sai come renderti una persona interessante prima che interessata? O interessata prima che interessante? Questo è quello che davvero fa la differenza. Vedi, questo è quello che è il networking. Ci sono poi vari tipi di networking. Ci sono networking che io ti consiglio di fare più precisi, più attenti. Cosa intendo? Caspita, ma perché non cerchi in maniera ossessiva dei posti in cui tu puoi conoscere gente di livello? Ma in che senso, Giorgio? Oh, santi nomi, in che senso? Vai a degli eventi di formazione, vai a degli eventi di crescita personale, vai a dei meetup di, non so, gente che fa business, vai, cazzo, conosci gente, sei, ripeto, a poche persone di distanza da una vita totalmente diversa, ma la prima persona di distanza da cui sei tu, perché se tu davvero credi in quello che sei, in quello che fai, in quello che hai da offrire, in quello che è la tua visione del mondo, il bene che puoi fare, tu dovresti voler parlare con la gente. Cioè, se il problema di oggi per te non è la competenza o l'incompetenza e basta, il tuo problema è l'oscurità. Cioè, il tuo problema è che la gente non ti conosce. Ma il mio progetto è il più figo del mondo. Sì, ma non ti conosce nessuno. Non ti conosce nessuno. Nessuno sa chi sei. Nessuno sa cosa hai da offrire. Perché? Come faccio? Devi fare... Ma io faccio già 3 post a settimana su Instagram. 3 post a settimana su Instagram. Io ne faccio uno al giorno e mi sento male. Ogni tanto dico, ragazzi, buttate fuori 2 post, 3 post al giorno. Cioè, di più, capisci? Di più. Ok? Abituati a fare networking, vai in posti dove c'è gente di livello, conosci gente di livello, renditi una persona sorridente e chiediti, perché la gente dovrebbe volermi conoscere? Che cosa ho io di buono da dare? Perché quando vai a fare networking solo per prendere, è la posizione sbagliata di come fare networking. Tu devi andare a fare networking per dare, per stringere relazioni, per poter offrire qualcosa a qualcuno. Su questo, su come si fa a stringere la mano efficacemente, a dire le cose giuste, ci sono libri su libri, vattene a leggere un po', cerca su internet, fatti una cultura, ma soprattutto inizia a buttarti. Prendi la sana abitudine, tutti i cazzo di giorni, di parlare con degli sconosciuti. Vai a prendere il caffè e fai 2 chiacchiere, Buongiorno, sì, quant'è? 1 euro? Sì, tieni, grazie. Oh, ma dai! Cioè, ma quando non era interessante? Ma tu che ne sai che non era interessante? Io 6 anni fa non ero interessante come persona. Ma ero sveglio, ma avevo fame. Avevo solo bisogno di qualcuno che mi desse una chance. Quando è che fai in modo di comportarti come una persona che sa che ha la chance, sa che puoi davvero aiutare qualcuno e quindi parla con le persone, scambia numero di telefono, profili Instagram e tutto quello che è? Abituati, almeno 3 persone al giorno. Questa è la challenge tra me e te. Fallo, prendi l'abitudine, non deve esserci sempre uno scopo finale, soprattutto all'inizio. Buttati, parla con la cassiera, parla con il ristoratore, parla con il cameriere, parla con... Cazzo, sei qua, cammini, ma parla, ciao, hola, buenos días, che pasa, che tal... Che tenga un dia hermoso. Basta, vai, hai fatto 2 chiacchiere, hai preso la buona abitudine a sapere che puoi parlare con le persone. Perché spesso l'inizio è: io sono una persona che non vale, quindi perché mai la gente dovrebbe ascoltarmi? Cambia questo discorso, questo disco, perché ti garantisco che la gente ad oggi non vede l'ora di parlare con gente sorridente, energica, felice, che gli possa dare qualche opportunità. Esci dalla mentalità: quello che ho non lo vuole nessuno, oppure a me non gliene frega di nessuno. Entra nella mentalità invece: la gente sta peggio di me, quindi io posso essere luce per le vite altrui. Vecchio, ti abbraccio, iscriviti al canale YouTube, lasciami un commento, seguimi su Instagram, seguimi su LinkedIn, seguimi su Twitter, seguimi su TikTok. Ci vediamo in tutte le piattaforme. Mi raccomando, vecchio, voglio vederti emergere, parla con la gente, conosci gente, cambiati la vita, sei una persona di distanza da una vita totalmente diversa. Kisses, besos.